Io mi occupo di neuroriabilitazione, ho vissuto 32 anni attaccati agli stati vegetativi, vedere cosa succede in questa dimensione che sta al confine dove puoi mettere in discussione l'umano nell'uomo, ma non è così. Non ho riabilitato, loro hanno riabilitato me. Io non ho avuto pazienti, ho scritto delle storie meravigliose insieme a loro e insieme anche a un'equipe di persone, terapisti, logopedisti. È una dimensione estremamente complessa dove vacilli, dove dubiti, dove non hai certezze, dove ti misuri ogni giorno, dove devi mettere in gioco tutta la scienza possibile, con onestà intellettuale e non ostentare il delirio di onnipotenza che abbiamo un po' tutti, inteso in senso buono, di poter modificare o fare chissà che cosa. Ma ti apre degli spazi incredibili. Sono convinto che per riorganizzare una coscienza ci vuole un'altra coscienza. L'essere umano è un animale da branco, non è un animale solitario. Siamo cresciuti perché sappiamo vivere in branco. Purtroppo lo stiamo dimenticando in questa dimensione del vivere oggi e siamo di una solitudine bestiale, non possiamo reggere, non reggiamo. Facciamo finta di reggere, ma forse siamo già caduti. L'altro è indispensabile in ogni modalità. Una coscienza, sono convinto che si riorganizzi perché c'è un'altra coscienza vicino. Quindi bisogna esporre la coscienza, bisogna aprire il cuore, vacillare, precipitare in vertigine, riprendersi e vedere se un altro essere, trovare le sintonie, ci si incontra delle profondità bestiali, profondissime, dove puoi sentire quello che chiamo l'odore dell'umanità, appartenere alla stessa specie. Poi lì si organizzano dei ritorni, non che si ritorna a quelli di prima, ognuno è una storia a sé. Però sono viaggi fatti insieme. Io li chiamo il comanauta, perché se decide il ritorno ha bisogno di punti di riferimento. Non sempre può essere un familiare, può essere un infermiere, può essere qualcuno che riesce a agganciare e riesce a riorganizzare. Per poter fare tutto ciò, quale strategia ho attuato con me stesso o col gruppo di persone con cui lavoro? Chiamiamola creatività, quello che diceva la Rossana. Il versante creativo che abbiamo tutti, e io trovo che l'arte e la medicina, nel discorso che noi facciamo in tavola rotonda, e tutti gli operatori che sono impegnati a dover gestire la sofferenza di altri, ma hanno la loro sofferenza, oltre i ruoli che svolgiamo, ben chiari, precisi, oltre la simbolizzazione della differenza che è data dal camice, dalle divise. Poi abbiamo uno che è in pigiama, pensate che rapporto totalmente sbilanciato che è, no? Quale bisogno c'è di aiuto, certe volte che è un ricatto, è una sfida, è un reclamo, pazzesche le dinamiche che si muovono ed è gestirle nel modo corretto per mantenere una tua necessità che può avere una funzione terapeutica solo se fai un'alleanza terapeutica in aree umane di incontro. Allora l'arte o la creatività, pittura, scrittura, chi fa cucina, chi recita, chi dipinge, metterla in mostra, condividerla con gli altri e dire io sono questo, ma ti faccio vedere che sono anche l'altro, il nostro altro è fondamentale e nell'ambito di tentativo di prendersi, del prendersi cura, l'altro crea ulteriore sistema di aggregazione del gruppo. Nel mio ospedale quando abbiamo messo in mostra l'altro, e ognuno ha avuto il coraggio di farlo e abbiamo fatto dei momenti ricreativi, poi per i corridoi un sorriso, c'era un senso di appartenenza di più, anche se era, io facevo il primario e c'era l'OS. Ma l'OS, nella sua dignità di OS professionalità, mi ha scritto delle poesie che io quando ho provato a scrivere ho detto complimenti, però tu sei riuscito a dire qualcosa che io non ci riesco. Allora io ero sempre il primario e sempre l'OS, per carità. Ma un'intesa che prima ancora, e funzionava molto meglio, sistemi gestionali dei gruppi. E allora tutti insieme a poter gestire una complessità di una
disabilità, di una problematica, di qualcuno che ci chiede aiuto o ci può ricattare anche con la malattia. Cioè, allora mettere queste dinamiche in una... Io vedo l'ospedale come un grande teatro. C'è una possibilità di innescare meccanismi che possono portare a un discorso di... Non, la guarigione, io la intendo, la guarigione ce l'abbiamo dentro. L'essere umano, l'animale uomo, ha una potenzialità enorme, altrimenti non saremmo arrivati fino qua. Forse la nostra funzione terapeutica è, io la vedo, di accordatore. Io spesso riesco a sentirmi quasi fossi un diapason. Io accordo al tuo strumento, c'ho qualche poco elementi o qualche cosa per poter fare, non tutto, qualcosa. Accordo al tuo strumento e la tua guarigione allora parte, io partecipo. Non sono io il Deus Machina, certo, ho delle tecnologie, ho degli interventi, ho poche risorse di farmaci, ma quello che è il processo di guarigione che non è chiaro, quello che è un sistema immunologico più complesso, è molto più complesso. Se volete io vi canto, perché così ho fatto, una piattaforma di Comanauti, ho dedicato una canzone dove ho espresso questo mondo ai miei ragazzi, perché all'età media dei traumi, io per esempio mi occupo più dei traumi cranici, sono età giovani, ma ci sono poi comianossici, comunque poi l'ho scritto, poi gliel'ho contato, ho detto posso cantarla, posso dirlo anche ad altri, mi hanno detto sì, ci va bene, esprime quello che è più o meno, sì, condivisa. E allora vi... Io non so suonare molto la chitarra, però si suona la chitarra, come dico sempre, non è un problema mio, è un problema vostro, quindi io suonerò la chitarra. Non lo so, faccia lei, io non... Ma senza, si sente lo stesso? Non lo so, i Comanauti hanno occhi grandi come orizzonti, non sono sguardi ma abissi di universo. Ti sembrano guardarti ma ti passano attraverso. Ti spogliano di certezze del tuo convenzionale. I Comanauti organizzano i ritorni. Seguono le rotte dei miti e degli eroi. Tu ascolta l'essere i suoi incanti, navigano tra la metafisica e la leggenda, e se vuoi capire dove sono, apri il tuo cuore all'infinito. Quegli sguardi che ti passano attraverso fissano ben oltre quello che tu credi d'aver capito. Ma tu uomo non perdere l'occasione, l'occasione di conoscere un poco te stesso, di ritrovarti a profondità abissali, a sentire l'odore dell'umanità in spazi e luoghi e tempi che non hanno uguali. E cosa c'è di più straziante di una presenza che richiama un'assenza? Come cattedrali sconsacrate senza altari, sculture di silenzio, interrogativi e di dolori. E noi superbamente, e noi superbamente, i Comanauti organizzano i ritorni, seguono le rotte dei miti e degli eroi. Tu ascolta l'essere e i suoi incanti, navigano tra la metafisica e la leggenda. I Comanauti sono interrogativi sospesi, come i crocifissi dentro ad un duomo. C'è distorsione di spazio e tempo intorno a loro, un buco nero tra fede e ragione, ma non dubitare mai che lì c'è sempre un uomo. E cosa c'è di più straziante di una presenza che richiama un'assenza? Come cattedrali sconsacrate senza altari, sculture di silenzio, interrogativi e di dolori.
Noi.